prodotti. Allora, video prodotti finiti, lo so che l'ho fatto da poco, però diciamo che ultimamente c'è stato un ecatombe di prodotti, soprattutto prodotti corpo, perché non è che io me ne curassi più di tanto, diciamo, soprattutto dal punto di vista di idratazione, solo che ultimamente ho visto invecchiare un po' inesorabilmente il décolleté e lì mi è scattato qualcosa. Prima di iniziare al volo vi dico insomma quello che ho su io e sulla faccia. Sugli occhi ho semplicemente fatto uno smokey marrone perché avevo intenzione di usare questo prodotto. L'ho fatto con la Soft Glam, ma ripeto è un marrone, uno smokey marrone. E sulle labbra ho un velo, ma veramente un velo, di questo lip gloss di MAC della collezione Mirage Noir, che mi è stato inviato dall'azienda. Allora, questa collezione, vabbè, la riconoscete dal packaging, perché ha questo packaging cangiante che tipo mi incanta. Sapete che io sono fissatissima con la face powder, quindi Mother of Pearl, che ve l'ho già sfrantumato le palle in poi praticamente ogni video. Oggi però non l'ho usato, stranamente, mi sono imposta di non usarlo perché l'ho usato praticamente tutto il mese di maggio. E questo è appunto uno dei lip gloss della collezione, si chiama Soft Shell, è quello che mi vedete sulle labbra, ma ne ho messo veramente un velo perché non è un colore, diciamo, che mi dona particolarmente. Infatti ho pensato un po' che tipo di trucco abbinarci, però messo così mi piace. Poi ho notato che a voi piaccio quando non metto niente sulle nel senso, quando metto proprio, vedete, questo è il colore pieno, diciamo. Il bello dei lip gloss di MAC è che hanno un effetto specchiato notevole. Adesso così è più affievolito, diciamo, più soft, però ecco, questo è il colore pieno, per intenderci. No, è un colore un po' particolare, quindi non sta bene a tutti. Comunque ci sono dei colori molto belli di questa linea di gloss di MAC. E basta, cominciamo perché abbiamo tante cose da farvi vedere. Ho finito questo fango rosso della Body Star, mi era stato inviato l'anno scorso insieme anche alla sua crema della stessa linea, la crema anticellulite. Me l'ha mandato un sito che si chiama Eclipse Tan, scritto Eclipse Tan. Allora, la crema mi era piaciuta un botto. Ah no, avevo ricevuto anche quella per gli addominali. Quella l'avevo usata al mio fidanzato, comunque ci era piaciuto tutte e due in generale, l'ho provata anche io. In generale questa è una linea fantastica di prodotti anticellulite, comunque per contro gli inestetismi della cellulite, che è più corretto. Se devo dire, forse il fango è quello che mi è piaciuto meno, ma nel senso che ho visto meno effetti, ecco, per dirla tutta, però la crema anticellulite mi era piaciuta tantissimo. Effetto effetto termoattivo, quindi non adatto a tutti, però a me comunque mi era piaciuta. È un po' come mi era piaciuta come la 90-60-90 di Alchemilla. Credo che come prezzo siamo lì, quindi non è che cambi tantissimo. Forse c'era più prodotto in questa qui, ma alla fine costava leggermente di più, quindi si equivalgono. Comunque il problema è che comunque si può acquistare solo sul loro sito e quindi ecco, probabilmente se vi dovessi consigliare qualcosa io ritornerei alla 90-60-90. Comunque, per farvi sapere che ho finito anche questo fango. Ho la spazzatura qua accanto perché ho talmente tanta roba che metto direttamente tutto là dentro. Poi, questo l'ho usato la settimana scorsa ed è un fango corpo della linea Cowgirl del Lidl, questa qui, che si vede, di tanto in tanto si rivede. Vi dico già che sicuramente lo ricompro appena lo ribecco perché mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo anche la maschera, non so se c'è qua perché non mi ricordo se questo giro l'ho finita pure. Comunque la maschera per il viso all'argilla bianca, che vi straconsiglio perché è pure ottima, ma sta linea è veramente una bomba. Mi ha colpito il fango perché, vabbè, diciamo che l'ho usato con i pantaloni, avevo i pantaloni delle band Slim Me di Estetista Cinica. A proposito, già che siamo in argomento, aggiornamento, con l'ultimo bendaggio ho perso 400 grammi e di nuovo anche lì 2 cm nelle zone critiche, che le mie sono la pancia, ombelico, sottombelico, uno sulle cosce, ma ripeto, io ho più retenzione idrica nella pancia. E mi ha mandato un codice sconto che manda a tutti, quindi uno sconto del 10% per acquistare le band, ve lo lascio nell'info box perché ve lo manda praticamente 15 giorni dopo che acquistate il kit, che dice prima almeno lo devi provare almeno 2 volte per vedere se funziona. Attualmente rispetto all'altra volta sono circa
un chilo in meno, ma questo non solo per le bende, ma soprattutto per la, diciamo, quello che sto facendo, però comunque posso garantire che continua a funzionare. Piccola parentesi, comunque l'ho usato con quei pantaloni, se riesco cerco di conservarli finché non si distruggono, perché sono molto comodi per fare questo tipo di cose. Questo si tiene 30 minuti, però la figata qual è? Che non ha un effetto freddo, ha un effetto fresco. Quando smettete di utilizzarlo, cioè quando lo sciacquate via sotto la doccia, praticamente vi rimane questo effetto di frescura, che è dovuta alla menta, credo, che se non sbaglio c'è la menta. Se non sbaglio, è così, menta pipeita, olio diventa pipeita, quindi ecco, se vi dà fastidio sappiatelo. Però l'odore comunque è anche gradevole in generale del prodotto, cosa che non posso dire invece del fango rapido di Geomar in busta, questo qua. Allora, di per sé è un buon prodotto, ho visto un'azione comunque attiva, non so come, azione attiva credo che sia un po'... Comunque, solo che la puzza che fa, non credo che lo riprenderò per questo motivo. Però a comodità diciamo che questo è un fango rapido. Adesso ho comprato quelli di Equilibra che avevo provato e mi erano piaciuti, quindi, anche se avevo provato una monodose, però mi ricordo che mi era piaciuto tantissimo e quindi ho ripreso quello. Ma quello di Equilibra mi ricordo che ha un effetto freddo, quindi insomma deve piacere quel tipo, la tipologia di prodotto. Poi ho finito proprio ieri questa crema idratante, questa sarebbe da utilizzare praticamente prima e dopo l'autoabbronzante della Saint-Tropez. Ecco qua, della Saint-Tropez. Ho abbassato la luminosità perché così i prodotti si vedono meglio, anche se io vi vedo buia, vabbè. Comunque, della Saint-Tropez appunto, che ho utilizzato... Nell'ultimo periodo lo dovevo finire, l'avevo preso con un kit di autoabbronzanti l'anno scorso, no, mi sa 2 anni fa, infatti la crema ce l'avevo lì perché non la utilizzavo, quindi insomma, cosa vi devo dire, era buona crema, però ecco, non ha senso comprare, mentre l'autoabbronzante ve lo consiglio perché è molto buono questo della linea Saint-Tropez, l'avevo presa credo su Amazon, se non ricordo male. Poi, sempre ieri ho finito questo solare, questo è inutile che ve lo faccio vedere perché è tutto cancellato, praticamente. Questo solare SPF 50 più infrarossi di SVR, è un solare spray di quelli che non vanno spalmati. Allora, l'anno scorso, ve l'avevo già parlato nel video sui solari, tra l'altro molti continuate a farmi domande sui solari nei sotto i video, però non vi siete visti il video sui solari, quindi andate a vedere il video sui solari. Che cosa? Vi avevo detto, allora vi avevo detto che non mi aveva fatto impazzire perché in un'occasione mi ero scottata. Dopo quell'esperienza non l'avevo più utilizzato. Adesso l'ho finito praticamente mettendolo quasi ogni mattina quando vado a camminare e anche quando sono stata in piscina domenica, sia questa domenica che domenica scorsa, e invece mi devo ricredere perché funziona, l'ho messo bene, ho fatto attenzione, diciamo che ho evitato il décolleté, perché il décolleté per me è una zona molto sensibile, la devo considerare come il viso, anzi forse pure peggio, quindi sul décolleté ho messo la crema viso, mentre su tutto il resto del corpo ho messo lui, devo dire che ha funzionato, ha un profumo piacevole di monoi, tipo cocco monoi, e quindi insomma ha fatto il suo dovere. Al momento non lo ricompro perché ne ho altri da terminare, perché soprattutto mi è piaciuto molto quello di Pupa, a parte la versione normale che avevo già usato l'anno scorso, ma quella Sport Addicted che ho messo da parte, ho accantonato solo perché siccome fa un effetto fresco la sto accantonando per quando farà ancora più caldo, quindi nel frattempo approfitto per smaltire gli altri che ho. Però comunque si è comportato bene. Poi stamattina ho terminato questo dentifricio mini taglie che mi avevano dato al Cosmopharma di Regenerate. Questo l'ho già usato in realtà anche in taglia grande, mi era arrivato in una box di al femminile, fantastico dentifricio, questo è buonissimo, perché io non ho problemi di smalto, tutti i problemi possibili ai denti tranne quello dello smalto, però a livello di dentifricio mi è piaciuto tanto, sinceramente ricomprerei la full size. Adesso ne ho un'altra piccola e poi valuto se comprare quella più grande perché costa un botto, perché per essere un dentifricio costa tanto, però alla fine a me dura tanto il dentifricio, cioè quindi vabbè, non saranno i soldi del dentifricio che mi rovineranno, però mi piace veramente tanto, so che è ottimo per chi ha problemi di smalto, ripeto, io da quel punto di vista non mi posso dire nulla perché non ho problemi di smalto dei denti. Però insomma, ecco qua. Poi ho finito, ne ho usati 2 patch per gli occhi di Patchology, Flash Patch Restoring Night Eye Gel. Quello che mi ha ingannato,
qua non c'è scritto in realtà, ma nella confezione esterna sì, c'era scritto overnight, ah ecco, the overnight bride. Ma allora, io avevo dato per scontato che si lasciassero tutta la notte, non ho provato a farlo, probabilmente proverò a farlo perché sono... Mi incuriosisce sta cosa, lo vorrei provare, perché in realtà poi dice di tenerli 20 minuti comunque, vabbè. Non mi sono dispiaciuti, soprattutto per come è fatta la confezione, la trovo molto figa, perché c'è uno spreco di plastica, vabbè, che non vi sta a dire, però comunque è fatto molto bene, c'è questa custodia con la carta, vabbè, poi eccessivo secondo me. Però comunque sono molto fighi, costano l'ira di Dio, cioè nel senso, 15 euro 5 patch, ne ho altri 3 quindi li utilizzerò, forse un po' troppo cari secondo me, comunque non mi sono dispiaciuti, però voglio tentare il fatto di provarli tutta la notte. Poi ho utilizzato queste due maschere di Natura Equa che, se non sono già uscite, usciranno a breve, sono delle novità che mi aveva mandato l'azienda. Allora, quella maschera viso lenitiva in cellulosa al fico d'India l'ho usata l'altro giorno proprio perché ero stata in piscina, quindi tutto il giorno esposta, anche se super protetta, però ecco, vi posso già dire che questa qui non mi è piaciuta, questa qui al fico d'India. Onestamente non ho trovato particolari proprietà. Ma al di là di questo, quello magari può essere soggettivo, non mi piace la sensazione che lascia dopo. Profumo non me lo ricordo, ma nulla di eclatante. Mentre mi è piaciuta un sacco questa qui, anti-aging cellulosa, ai 3 acidi ialuronici e olio di melograno. A parte che mi è piaciuta tantissimo per il profumo, perché... ehi, mettimi a fuoco. Perché ha lo stesso profumo del detergente al melograno, che se non sbaglio era quella per pelli sensibili, era quello per pelli sensibili, già questo me l'ha fatta amare, ma un profumo fantastico. E il detergente è una bomba, il detergente della stessa linea, costano pochissimo i prodotti Natura Equa, quindi comunque sappiate che hanno dei costi abbordabili. Questa sicuramente, se mi trovo in due profumerie, la compro, perché mi è piaciuta veramente tanto. L'unico difetto di queste maschere, vabbè, a parte la soggettività se piace o meno, secondo me è il tessuto della maschera in sé, perché è difficile da aprire, ho avuto questa difficoltà. Molto imbevuta, sono 12 ml, che comunque vabbè, un po' meno rispetto ad altre, però cioè, comunque quantità, di quantità ce n'è e vi basta e avanza. Però ecco, questo è l'unico difetto, forse il tessuto della maschera è un pochino troppo difficile da aprire. Ci si riesce, ecco, però se proprio dobbiamo trovare un pelo, un caviglio, quello là, secondo me. Poi ho terminato, l'ho terminata questa su décolleté, questa altra mini taglia che avevo, l'ultima della Infinite Aloe Skincare, quella classica. No, questa non mi piace, l'ho già detto, la trovo sinceramente mediocre. Profumo vintage, vabbè, quello può piacere o non piacere, a me non dispiace, però nulla di che. Però non, no, onestamente non mi sento di consigliarla. Poi, ecco, questa probabilmente sì, ve la faccio vedere adesso perché è la più vecchia, tinta Villa Lodola 4,20 castano violetto, questo è un colore, non l'avevo ancora provato. La qualità della tinta è fantastica, il colore non mi ha fatto impazzire perché secondo me forse non è adatto a me, nel senso che mi faceva vedere un po' troppo, c'era uno stacco strano, non so come dirvi, quindi questo colore no, su di me stava meglio il 4,77, però la qualità della tinta è eccezionale, quindi nulla da dire. C'è un sacco di roba ancora. Poi ho finito questo integratore per capelli, pelle, unghie e capelli, della Beauty Sai Total, gruppo Sirio, comunque si trova in farmacia, mi erano stati regalati al Cosmofarma. Non ho visto nulla, quindi non mi sto neanche a dilungare, questa era una confezione intera, quindi un mese di trattamento, non ho visto nulla, quindi facciamo presto. Poi sempre allo stesso stand, tra l'altro, mi era stato omaggiato anche questo fango scrub. Come potete capire sono abbastanza in fissa, quando ogni quanto li uso più o meno 2-3 volte alla settimana, quasi 3, cioè diciamo 3 volte alla settimana, cerco di alternare, ma in linea di massimo questi li faccio circa 3 volte alla settimana. Allora, questo è un fango più scrub da tenere 3 minuti circa, quindi praticamente poco prima di andare in doccia io lo passo sulle gambe e poi il tempo che vado in doccia si asciuga praticamente. Vi fa sia un po' di esfoliazione, infatti se uso questo non uso lo scrub ovviamente, è un effetto diciamo di pelle più compatta. Non mi è dispiaciuto,
credo che non abbiano dei prezzi esagerati questa via, se non ricordo male potrebbe oscillare tra i 20 e i 25 euro. Non è tantissimo per questo tipo di prodotto, eh. Comunque questo sono 300 ml e l'ho usato un sacco, perché calcolate che questo mi è durato quasi più della stessa crema, della stessa linea, che comunque applicavo tutti i giorni, questa vabbè, comunque un giorno sì, un giorno no, quasi lo applicavo sempre. È molto comodo perché si usa poi sotto la doccia. Adesso diciamo che sto usando più che altro scrub a parte e fanghi a parte. Però è molto comodo. C'è un prodotto di Collistar simile, fango scrub di Collistar, dicono essere molto buono. Ah, già che ci siamo, visto che ce l'ho qua, faccio vedere anche la crema. Questa qua, questa l'ho accennata nel video precedente, si chiama crema attiva cellulite azione intensiva. Sinceramente non mi ha fatto impazzire. Allora, è un barattolo da 250, secondo me non è tantissimo il prodotto, considerando l'utilizzo quotidiano, l'ha finita abbastanza presto, circa un mesetto più o meno. Non ho notato particolari effetti, la consistenza non è male, però secondo me non si fa massaggiare abbastanza. Ho notato effetti più visibili con il gel di pupa che sto usando adesso, quindi ecco, non stiamo neanche troppo qua a dilungarci. Ho terminato questa acqua cellulare Brum Mist di Istituto Estederm, la usavo come tonico, onestamente non mi è piaciuta, quindi anche qui cioè, non ho visto particolari effetti sulla pelle, dovrebbe diciamo essere un booster di energia, diciamo che dovrebbe aiutare a potenziare la crema che mettete dopo. L'ho usata con diversi tipi di creme, sia Estederm, sia della stessa marca che di altre, non mi ha fatto impazzire. Peccato perché il tipo di prodotto, il concetto mi piace molto, però il prodotto di per sé non mi ha fatto impazzire. Poi ho terminato questo leva smalto di Diego Dalla Palma a immersione. Allora, questo mi era stato regalato perché avevo comprato due smalti. Sinceramente andrei a ricomprarmelo di corsa perché è una bomba. Oltre ad essere fantastico, è senza acetone se non erro. Sì, è senza acetone. Oltre ad essere fantastico e comunque togliere bene lo smalto, dura un casino, più di tanti altri che ho provato. Quindi è vero che costa, perché se non sbaglio costa sugli 11 euro. Però vi devo dire che dura tantissimo, mi è piaciuto veramente un botto e sicuramente lo ricomprerei. Magari forse se fanno una promozione simile, piuttosto che, cioè, invece di comprarlo lui direttamente, tanto vale comprarsi due smalti che se non sbaglio costano comunque sui 11-13 euro, quello ve lo date, prendete in omaggio. Non lo so se c'è ancora, ripeto, perché è stata una fortuna, io stavo per comprare uno smalto e lui, e poi adesso, tipo, mi ha detto guarda che se ne compri due di smalti questo ti viene in regalo, quindi ho approfittato. E tra l'altro sono anche gli unici due smalti che ho di Diego Dalla Palma. Poi salviettine struccanti che non uso per struccarmi, ma sulla postazione trucco della quando è, prendo quello che costano di meno, quindi mi è indifferente. Poi ho finito questo shampoo e balsamo di TG della linea Bed Head, shampoo e balsamo, mi sono piaciuti tantissimo. Il balsamo è super concentrato, lo shampoo diciamo che tra i due forse è quello che mi è piaciuto meno, però è una linea che mi è piaciuta tantissimo insieme. La forma ambigua lasciamo perdere, però ecco, ottimi prodotti. Mentre vi volevo segnalare, e questi quando finirò i 3 miliardi di prodotti per capelli che ho in casa, assolutamente li voglio provare. Aspettate che li recupero, ecco. Ho provato questi campioncini di Erboristica, della nuova linea per capelli che hanno fatto. Allora, non mi devo ricordare qual era. Adesso, perché non mi ricordavo qual era dei due quello che... Allora, ho provato queste due linee, queste qua. Una è la linea Luce Sublime e questa è Liscia Assoluto. Allora, buone tutte e due, ma questo, ragazze, è una roba da urlo. Allora, a parte il fatto che sì, sono buoni lo shampoo, il balsamo, lo shampoo è districante, quindi già questa cosa mi piace, il balsamo è potente, no, anzi in realtà questa, scusate, è una maschera, non è un balsamo, mentre l'altro, shampoo e balsamo, mentre questa qua appunto è una maschera. E la cosa che mi ha fatto impazzire il profumo, c'è scritto anche, tra l'altro potevo anche semplicemente leggere, con olio di manoi e fiori polinesiani, si sente tantissimo, ma soprattutto dura sui capelli, è una cosa che non succede spesso, quindi assolutamente questi qua, non so i prezzi sinceramente, però voglio andarli a vedere perché mi hanno colpito tantissimo. Hanno ottimi ingredienti, quindi hanno, anzi, certificato biologico, qua c'è scritto, vabbè, quello sinceramente a me
poco interessa. Comunque una serie di certificazioni vegan, cromo, per il cromo cobalto e nickel, vabbè, stesse storie qua. Fatto sta che se vi capita date un'occhiata, perché goduriosissima, poi per l'estate devono essere una cosa fantastica. E poi ho usato questa, questo campione che mi è arrivato da un ordine Sephora di Kaolion. Maschera, è una maschera in due fasi, quella purificante. Allora, praticamente c'è una che si mette prima, lo step 1 e lo step 2, che qua non mi ricordo più qual è. Step 1 è questo qua, step 2 è questo, che dovrebbe aprire i pori e poi richiuderli e purificarli. Avevo sentito grandi cose su questo, su di me non ha fatto niente. Sicuramente è molto piacevole, perché la parte effetto freddo è una figata. Non lo so, io non ho visto particolari effetti. Mi è venuto in mente, potrei riprovare ogni tanto quando faccio una maschera purificante a terminare il tutto con magari dei cubetti di ghiaccio, delle cose molto fredde che dovrebbero restringere i pori. Però io su quella non ho notato grandi cose, ma so di gente che ci si è trovata benissimo, quindi. Poi ho terminato, madonna quanto sta durando. Poi ho terminato questo deodorante Breeze, in realtà ce n'è ancora un pochino, ma non funziona più lo spray, non so che farci. Perfect Beauty, io non lo utilizzo questo come deodorante sotto le ascelle, ma quasi come profumo, perché è molto buono questo qui, quindi non so dirvi se funziona per il sudore eccetera, perché io non lo uso così. Poi purtroppo, questo è stato veramente una cosa, sono rimasta malissimo, mi è caduto e si è rotto questo Plus and Up Seno del dottor Taffi. Mi era stato consegnato da voi tanto tempo fa, ce l'avevo da un po', in realtà ultimamente lo stavo riutilizzando, mi si è rotto, però devo dire che non ho visto particolari effetti, nonostante io l'abbia utilizzato per un po' di tempo, non ho notato nulla. Poi, sì, dentifricio Equilibra, questo qua è quello, dentifricio tripla azione, aloe vera, questo è un gel, se non ricordo male, sì, questo è quello in gel, questo non è male, ma quello in pasta invece mi è piaciuto tantissimo, molto di più, infatti penso proprio che, ovviamente, se dovessi ricomprarlo, ricomprerei quello. Poi ho finito questo detergente per il viso, Foaming Facial Cleanser della Sukin, è un marchio australiano naturale, comunque ha degli ottimi ingredienti se non sbaglio, se non è 100% comunque altissima, 100% vegan, 100% carbone neutrale, vabbè comunque comuni ingredienti, ecco. Questo mi è piaciuto, è abbastanza delicato, non mi fa impazzire la profumazione agrumata un po' troppo intensa per i miei gusti, non so neanche dove lo vendano in realtà. Comunque non penso di ricomprarlo, ecco. Mi hanno colpito tantissimo queste varie mini taglie. Adesso qua forse ne ho solo una, mi sa. Però ne ho finita anche un'altra di Apivita. Vi avevo già fatto vedere lo shower gel. Questo è lo shampoo, acido ialuronico e aloe. Ma sapete che mi ha colpito tantissimo? Perché ho visto che ha un potere, a parte i profumi buonissimi che hanno questi prodotti in generale, ho notato che anche questi hanno un ottimo potere districante, che è una cosa che io nei shampoo ricerco. So che li vedo in farmacia, qualcuno di voi mi ha scritto che l'ha visto in farmacia, forse a Bologna in via dei Mille, può essere. Però ecco, se vi capitano li prendere in considerazione. Ottimo, delicato, sui capelli, mi ha piacevolmente colpito, e anche abbastanza concentrati. Poi questo ci ho fatto praticamente un utilizzo soltanto, lo scrub esfoliante corpo allo zucchero di Strep, me era stato regalato, una spesa che ho fatto, senza infamia e senza lode. Ok, vabbè, qui qua abbiamo vari campioncini, questo vabbè è lo shampoo che c'era dentro la tinta Villa Lodola, che sono veramente buoni shampoo e balsamo, molto potenti anche loro. Ho provato questo shampoo e balsamo della linea Ogni D di Diego Dalla Palma, che sono quelli per uso frequente. Buono, buonino, ma non mi ha colpito particolarmente. Poi, questa qua è una crema per il corpo mini taglia di Uriage, mi era stata regalata al Cosmo Pharma. Sinceramente non mi ha fatto impazzire, cioè una discreta crema idratante senza profumazione, quindi se cercate qualcosa senza profumazione magari ve la consiglio. Diversamente, sinceramente, non credo che abbia particolari proprietà, ecco. Poi, sempre Uriage, ho questa minuscola taglia di Iseac Matte, è un'emulsione, è piccolissima sta cosa, è mattificante, l'ho usata tipo 3 volte sotto il trucco, buona, piacevole da stendere, però non vi so dire molto perché l'ho usata solo 3 volte. Ho usato un'altra maschera di Foreo, la Call It Night,
molto buona, come ne ho già parlato, mi piace tantissimo, anche se io sto usando il Foreo UFO adesso con altre maschere in tessuto, per esempio anche con quelle di, mi sono dimenticata di dirlo, con quelle di Natura Equa, io gli ho dato uno sprint finale con il dispositivo Foreo UFO. Se non l'avete visto e mi ricordo, vi lascio il link sotto nell'info box del video, perché lì me ne parla approfonditamente se non sapete cos'è. Tra l'altro è appena stata rilasciata l'applicazione, quindi adesso si riesce a utilizzare anche con l'app. Poi ho delle cose di make up, ve le faccio vedere subito e poi parliamo dei capelli. Una mini taglia, un campioncino di cipria che, di Youngblood, mi era stata regalata al Cosmo Prof di non so quanto tempo fa, l'IDEF Powder Translucent, fantastica, fantastica cipria, ma Youngblood fa dei prodotti veramente eccellenti, questo però lo conservo perché il pottino può sempre servire per dare dei campioncini ad amiche. E poi ho terminato, cioè questa in realtà non l'ho terminata, mi è partita la mina, io poi non l'ho più vista, non l'ho riuscita a trovare finché l'ho schiacciata, vi lascio immaginare il casino, di questa matita di Max Factor Excess Intensity Longwear Eyeliner. È una matita con una mina di quelle che vengono fuori e non tornano più indietro, però la mina sottilissima, più sottile di qualsiasi mina possiate pensare. Allora, è ottimo questa per fare l'infracigliare, infatti per questo mi dispiace che sia finita così, perché l'avevo usata, mi piaceva tanto, per fare l'infracigliare e anche per eventualmente accennare una riga di eyeliner sottile. Per questo scopo diciamo è molto utile, purtroppo ha fatto questa brutta fine. Questa mi è terminata all'improvviso, nel senso c'avevo proprio l'ultimo scampolo di matita che era rimasto e c'aveva proprio l'ultimo residuo, non sono neanche praticamente quasi riuscita a completare le sopracciglia. È la matita di Pupa, la Definition Eyebrow Pencil numero 003, che mi piaceva tantissimo, non so per quale motivo, l'ultima volta che l'ho usata, forse perché era quasi finita, non mi si stendeva benissimo, però io quelle matite le ho usate tante volte, le ho finite almeno 3 o 4, qui, oddio che prurito, quindi comunque so come sono, so che sono ottime come stesura, quindi strana sta cosa, boh, non l'ho capita. Stamattina ho terminato, vabbè, era rimasto il bordino che poi si è sfrantumato, di questa cipria di Debbie, la Powder Experience Matte & Fix Powder. Sinceramente non mi ha fatto impazzire, una cipria che costa poco, discreta, ma io l'ho finita sul collo praticamente, perché per il resto andava a fare un po' troppo spessore, quindi non ha un trito particolarmente fine per cui mi abbia fatto impazzire, ecco. Infine terminiamo questa cosa con il discorso capelli. Allora, oggi voi mi vedete di nuovo scura, in realtà non sono così scura, è la luce che scurisce tantissimo, in realtà ho comunque delle ciocche più chiare. Cosa ho fatto? Praticamente ho rimosso il colore che avevo prima, che era diventato ormai troppo scuro e piatto, ho ricomprato il Color Off di Vitalitis. La differenza è che stavolta ho dovuto fare due passaggi, perché con il primo passaggio non è bastato per rimuovere quello che io volevo rimuovere. Praticamente ho fatto appunto due passaggi di questo, anche su questo ho fatto un video, vi lascio il link nell'info box su come si usa. Quindi ho rimosso il colore precedente, dopodiché ho fatto una decolorazione di alcune ciocche, tipo qua random, e dopodiché ho fatto sopra una tinta. Avevo fatto inizialmente solo la 520 di Vitalitis, che è un violetto alla radice, diciamo la parte più scura, però sbiadendo ha avuto un effetto un po' bruttino, per cui cosa ho fatto ieri praticamente per sistemare la cosa, ho comprato questa qua, il 4 di Excellence di L'Oreal, ho mescolato ho mescolato un pochino di 520 e l'ho applicato su tutti i capelli stavolta. Quindi cosa mi è venuto, se lo poteste vedere al sole, mi è venuto un colore bellissimo uniforme, tranne sulle ciocche, dove ovviamente essendoci una decolorazione mi sono venute delle sfumature più viola, e quindi è un effetto che adesso sì, mi piace tantissimo. Vabbè, ho terminato anche un ossigeno 20 volumi, ma questo diciamo cambia poco, un ossigeno qualsiasi di mediocre qualità, questa è la Free Color, che lo trovate da Tigotà, vabbè costa poco ma vale anche poco, cioè vabbè comunque per quello che faccio io va benissimo. E quindi questo è quello che ho fatto ai capelli, che detto così sembra una cosa veloce, in realtà mi ha richiesto tipo 3 ore e mezza di lavoro, quasi come da parrucchiere, ma se io avessi voluto fare questa cosa da parrucchiere mi sarebbe costato un botto di soldi. Questo costa 31 euro
Diciamo che con una cifra circa di 40 euro me la sono cavata, ecco, dal parrucchiere almeno il triplo circa. Basta, direi che con questo abbiamo concluso. Anche la batteria mi sta abbandonando, scusate perché sono stata molto lunga stavolta, avevo un sacco di cose, però insomma tante. E basta, ci vediamo al prossimo video, ciao!